Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare, senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. Queste sono delle parole di Pierpaolo Pasolini nel 1961, in un momento in cui egli stesso si sta confrontando con l'ennesima grande scommessa artistico-intellettuale della sua vita, perché è in realizzazione a Cattone, cioè il suo primo film. E Pasolini, diciamo, già dimostra empiricamente di non aver paura della sconfitta, di rischiare, di voler rischiare ancora una volta. Lui, per esempio, che per sua stessa missione non aveva assolutamente competenze cinematografiche, si mette in gioco, si rimette in gioco, ma non con l'idea del mettersi in gioco che ci viene oggi proposta, cioè che è quella della precarietà, che è quella del fallimento programmato. Lui parla del fallimento e della sconfitta come un qualcosa che incontri, diciamo, durante il viaggio della tua vita e che devi essere in qualche modo in grado di assimilare, senza appunto, come dice egli stesso, che la tua stessa dignità ne vada di mezzo, anzi che sia un valore aggiunto, la capacità di perdere in una società, in un mondo dove non è assolutamente più ammesso lo sconfitto, dove non è più ammesso il fallimento, se non appunto quel fallimento costante e programmato che fa solo il gioco del capitale, con la precarietà ad esempio. Il passo che ha letto Gabriele è un passo straordinario, io credo, perché può anche essere letto in chiave autobiografica, nella misura in cui, non dimentichiamolo, Pasolini sarà uno sconfitto. Proprio come sconfitto fu anche il suo maestro ideale Gramsci, che per sua esplicita testimonianza disse in una nota lettera alla madre di essere un combattente che era stato vinto sul campo. Vi è un valore pedagogico nella sconfitta, indubbiamente. Non è un caso che in fondo tutte le grandi riflessioni filosofiche siano sempre nate da sconfitti. Karl Marx era uno sconfitto, Niccolò Machiavelli era uno sconfitto, Platone era uno sconfitto sonoramente a Siracusa e così via, perché lo sconfitto ha l'esigenza di rimeditare sulle ragioni che l'hanno portato alla sconfitta. Il vincitore invece precipita in una sorta di metafisica della vittoria, in forza della quale non deve riflettere sulle cause che l'hanno fatto vincere. Come scrive Nietzsche, nessun vincitore crede al caso, il vincitore vince, punto e basta, non deve riflettere più e oltre. È interessante questo aspetto, soprattutto se riletto oggi, nella società ipercompetitiva, la società del culto performativo, in cui bisogna avere tutto e subito e non è ammessa l'imperfezione, non è ammessa la sbavatura. Bisogna vincere sempre e risultare trionfanti in ogni contesto. Ciò è comprovato dalle prestazioni televisive che sempre di nuovo rilanciano risibili programmi in cui bisogna trionfare e vincere sull'altro. La nostra è la società competitiva, del resto, è la società che metabolizza Darwin in funzione puramente socio-competitiva, potremmo dire così. Ecco, oggi Darwin diventa il vessillo di un programma politico, chiarissimo, e diventa l'emblema della società competitiva, dove appunto non sono ammesse le sconfitte, non sono ammessi i fallimenti. Sei un fallito diventa la formula tranchant con cui viene tolto il diritto di espressione anche a chi non primeggia nella società. Io credo che si debba, seguendo Pasolini, educare i giovani al valore anche della sconfitta e del naufragio. Come dice un antico detto latino, naufragium feci, bene navigavi. Fatto naufragio vuol dire che ho navigato bene, perché implica la navigazione e il naufragio, anche la possibilità di perdersi e di ritrovarsi. Del resto, chi abbia un minimo di confidenza con le leggi della dialettica hegeliana è ben consapevole, ha contezza del fatto che il momento della perdita di sé è non soltanto fisiologico, ma di più positivo, nella misura in cui permette di ritrovare se stessi dopo il passaggio per l'immane potenza del negativo, come Hegel lo chiama. E dunque la sconfitta ha sempre un valore pedagogico anche, che credo debba essere recuperato in questa epoca che in nome del culto della
vittoria. Il culto performativo impone su tutta la linea dei valori che in realtà sono disvalori, come appunto la frode. Pensiamo allo sport, ad esempio, per fare anche esempi molto banali, al modo in cui si aggirano le regole pur di imporre egoisticamente la propria personalità e le proprie vittorie. Ecco, io credo che Pasolini ci insegni, tra le altre cose, anche questo, il valore pedagogico della sconfitta. Non solo, hai ragione quando dici che agli sconfitti viene tolto anche il diritto di esprimersi. Non è un caso che noi viviamo, e ne va della narrazione della nostra storia, nella società dove non hanno più voce i testimoni della vita reale, i testimoni del mondo del lavoro, i testimoni del mondo della migrazione, quindi. Nei testimoni si possono annoverare anche gli sconfitti, ma valgono solo i testimoni, e cioè l'espressione del vincitore, come dicevi tu, del vincitore di qualsiasi tipo di gara, e per cui abbiamo una storia, una narrazione raccontata solo dal testimone e non più dal testimone.